Buongiorno a tutti, io sono Carlotta di Cucina Botanica e oggi insieme a Bennett vi mostrerò come realizzare delle buonissime lasagne a radicchio e funghi. Cominciamo subito! Per iniziare tagliamo due cespi di radicchio a strisce spesse circa 1-2 cm. Versiamo in padella un po' d'olio e una cipolla bianca tritata. Quando la cipolla sarà traslucida, aggiungiamo tutto il radicchio e mezzo bicchiere d'acqua. Saliamo all'inizio per far uscire tutta l'acqua presente nel radicchio e cuocerlo più velocemente. Mescoliamo per 10-15 minuti e il nostro radicchio sarà pronto. Spegniamo e teniamo da parte. Ora puliamo con un panno 600 g di funghi e li tagliamo a fettine spesse circa 3 mm. Li versiamo in una padella con olio e uno spicchio d'aglio. Li saliamo e cuociamo per 10 minuti, mescolando costantemente. A fine cottura saranno scuri e teneri. Li assaggiamo e aggiustiamo a piacimento di sale e di pepe. Ora prepariamo la besciamella. Uniamo 70 g di olio extravergine con 80 g di farina zero in un pentolino a fiamma bassa. Aggiungiamo un litro di latte di soia senza zucchero né aromi e portiamo a bollore, mescolando perennemente con una frusta. Una volta raggiunto il bollore, cioè dopo circa 5 minuti, spegniamo la fiamma, aggiungiamo un pizzico di noce moscata e saliamo. Ora abbiamo tutto ciò che ci serve: funghi, radicchio, besciamella e pasta per lasagne. Stendiamo sulla pirofila uno strato di besciamella, che servirà a non far attaccare tutto il resto. Prendiamo la pasta e la disponiamo sul fondo. Ora iniziamo con uno strato di besciamella, uno di radicchio e uno di funghi. E così via. Tra uno strato e l'altro, se volete, potete aggiungere anche del pan grattato e del lievito alimentare. Il primo assorbirà i liquidi in eccesso. Il secondo è un ingrediente vegano che sostituisce il formaggio. Continuiamo con la composizione delle lasagne per almeno 3 o 4 strati, finché gli ingredienti non saranno finiti. Sullo strato finale potete mettere soltanto la besciamella, ma a me piace riempirlo come tutti gli altri strati e mettere anche del pan grattato in superficie per rendere le lasagne più appetitose. Le inforniamo a 180 gradi per 30-40 minuti in forno statico. E voilà, eccole qui una volta pronte. Le lasciamo raffreddare qualche minuto prima di tagliarle, dopodiché le serviamo aiutandoci con una spatola da cucina. Bene, siamo arrivate alla fine di questo video. Io spero tanto che vi sia piaciuto e che abbiate voglia di replicare questa ricetta. Se sì, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale. Io vi ringrazio di aver passato del tempo con me e con Bennett e vi saluto.